Finalmente! Ciao, ciao a tutti, come state? Mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, sinceramente, a registrare questo video dopo più di un mese che sono stata appunto lontana dal canale. Sono stata lontana perché ovviamente sono stata molto male, è da una settimana che mi sono negativizzata dal Covid e come sentirete anche dalla mia voce, non sono affatto. Non ho affatto recuperato, diciamo, al 100% le mie forze. Anzi, mi sento sempre molto affaticata, tachicardia, insomma, tutta una serie di acciacchi vari ed eventuali che non sto qui ad elencare. Ma principalmente torno con questo video per mostrarvi un acquisto fatto dal sito di Perline Bijou. Insomma, vi mostro un po' di cose che ho acquistato, principalmente per alcuni lavori che voglio, sempre se la salute me lo permette, voglio portare avanti. Allora, è la prima volta che acquistavo da questo sito, principalmente ho acquistato perché era l'unico sito, mi sembra, sì, era l'unico. Poi c'era ovviamente anche per l'S&Co che aveva disponibile il pacco da 100 grammi per quanto riguarda le Rocail della Miyuki, le 4202, le mie preferite che sono appunto le Duracoat Galvanized Gold. E ho visto appunto questo sito, era la prima volta che acquisto da loro, quindi ovviamente voglio parlarvi e dirvi la mia esperienza. Poi ho notato anche che sul sito c'è anche questa sorta di coupon per il primo ordine di 5 euro, valido appunto per un ordine minimo di 40 euro, senza spese, escluse ovviamente le spese di spedizione, e quindi invogliato anche dal coupon, ho detto vabbè, proviamo, vediamo un po' come mi trovo. E appunto avevano anche disponibile questo pacco da 100 grammi di perline che mi interessava. Quindi questo è il pacchettino, pochi acquisti ma credo buoni. Questo è il pacchetto delle Rocail da 100 grammi, ovviamente non mi sono arrivate col fil di ferro, ma io già le ho utilizzate. E queste qui sono le Rocail della Miyuki, le 4202, il pacchetto ovviamente da 100 grammi e come dicevo prima sono le Duracoat Galvanized Gold. Mi trovo davvero bene con queste perline, quindi quando trovo appunto questi pacchetti da 100 grammi le prendo volentieri. E appunto, se non erro, sì, era scontato, quando le ho acquistate erano anche scontate. Adesso non so sinceramente se la promozione è ancora attiva sul sito, perché non ho visto. E c'era lo sconto del 10% e il pacchetto da 100 grammi l'ho pagato appunto 20,25 euro. E quindi ne ho approfittato anche perché mi serviva anche per un progetto dove principalmente il colore base è l'oro. Poi, ovviamente lo sapete, io l'oro lo metto anche nel latte, nel latte appunto alla mattina, quindi oro ovunque. E niente, ho preso questo bel pacchettone. Poi questo ovviamente è l'omaggio, ve lo mostro dopo. E poi ho preso anche questi castoni per chaton. Questi sono per i castoni da 6x6 mm. All'interno sono presenti 14 castoni e questi li trovo davvero molto molto carini per diversi tipi di lavorazione, come lavorarli al bead embroidery, anche al soutache, ma anche come applicazioni per fasce fatte o al peyote, fasce fatte anche nel rimbonno. Quindi proprio come applicazione, applicarle sopra a delle lavorazioni che possono essere tra virgolette semplici e ripetitive per andare a dare quel tocco in più appunto alla creazione che si vuole appunto creare. Quindi ho preso questi e li ho presi anche da 12, aspettate che mi sa che sono finiti sotto, eccoli qua. Questi sono quelli da 12, ovviamente qualcosa ha già aperto perché io ho utilizzato, perché questo pacchetto è da qualche settimana con me. Questi sono 4 pezzi e sono per i castoni, per i vivoli oppure anche per i cabochon da 12 mm e quindi più grandi. E niente, questi sono i castoni. Poi ho preso le perle,
le perle in vetro, queste sono da 6 mm, sono in colorazione appunto bianche e su un filo sono presenti 70 perle. Rieccomi, scusate l'interruzione, ma ogni tanto ho questi attacchi di tosse compulsiva ed è meglio non farvi partecipi di questi attacchi, quindi metto pausa. Quindi dicevo, ho preso questo filo di perle da 70 perle in vetro e ne ho prese 3 confezioni. E quindi eccole qua, sempre per un progetto che ho in mente, che poi ovviamente vedrete anche sul canale. Poi ho preso questi rivoli della Swarovski. Questa è una colorazione che non avevo mai preso ed è la Silky Sage Delight da 12 mm. Davvero uno spettacolo come colorazione. Aspettate che ve la mostro dal vivo senza questa bustina. Eccola qua. Ed è davvero uno spettacolo. Cioè, non l'avevo mai presa questa colorazione, ma è bellissima. È un misto tra acqua marina, verde, c'è anche un pochettino di celeste all'interno. Ma è davvero davvero molto molto bella. Fa dei riflessi pazzeschi. E ho preso appunto due rivoli in questa colorazione. Poi ho preso anche altri Swarovski, ma prima vi mostro queste, che sono due filigrane appunto taglio laser a forma di foglia e misurano 38 x 21 mm. Ed è in colorazione oro rosa. Queste qui sono davvero bellissimi questi pendenti. Peccato che sul sito non erano disponibili altre forme o anche altre di queste qui, perché sono davvero spettacolari, davvero molto belle. Sono lucidissime e sono davvero un incanto. Ed eccole qua. Ecco, è volata anche. Vabbè, la lascio lì. Comunque sono due pezzi. Poi ho preso anche queste qui che sono le Rocaille sempre della Miyuki, le 15.0, sempre le Duracut Galvanized Gold. Ho preso una bustina appunto da 15.0 e poi ho preso un po' di Swarovski. Questi sono degli chaton della Swarovski, colorazione Sapphire, e sono gli ISS 29, appunto quelli lì da 6 mm, per appunto utilizzarli con questi castoni, questi qui, ed eccoli qua. E ovviamente li ho presi anche nella colorazione Light Siam, ed eccoli qui. Sono sempre 8 pezzi, davvero molto molto belli. Poi da 12 mm ho preso questi qui, rivoli Swarovski in colorazione Sapphire. All'interno sono presenti appunto due pezzi ed eccoli qua. Quella ovviamente è la foglia. Rinfilo di nuovo tutto dentro. E poi, oltre all'omaggio, vi mostro anche quest'ultimo acquisto, che è appunto questo foglio gigante di Bid Foundation. Non c'entra neanche nella telecamera. Questo è davvero ottimo, ve lo straconsiglio. Mi piace davvero tanto, rispetto anche alla Lazy Stiff Stuff, preferisco il Bid Foundation perché lo trovo più consistente, più corposo. E tra l'altro ringrazio anche il sito perché questo foglio era imballato a parte ed era avvolto in uno strato di pluriball gigante. Infatti non è arrivato proprio intatto, senza neanche una piega, ed è davvero davvero ottimo. Questo è il codice del prodotto. In pratica è bianco, colorazione bianca, e misura 28 x 21,5 cm, e come vedete l'ho pagato solo 3,50 euro. Anche il prezzo è ottimo e ve lo straconsiglio, vedete, è bello consistente, cioè proprio la trama bella spessa, e quindi ottimo per realizzare lavori in bead embroidery, ma anche lavorazioni, come vedete qui, effettuate appunto con il soutache. Niente, questi erano tutti gli acquisti. Adesso vi mostro anche l'omaggino, ed eccolo qua.
sono queste perlotte, queste perle, che eccola qua. E poi tra l'altro qui sotto c'è anche il codice, quindi sono appunto delle perle in acrilico blu sfumate a forma di rondella sfaccettata e misurano 15 per 18 mm. Ed eccole qui. Tra l'altro questa forma ho anche lo stampo in soffitta per poterle realizzare anche in resina. Sono davvero belle perché volendo ci si possono realizzare diverse cosine o utilizzarle all'interno di una collana lunga, ma anche dei bracciali, perché no? Oppure anche come elemento decorativo per un portachiavi. Davvero molto molto carine. E appunto sono presenti 10, 2, 4, 6, 8, 10 perle. Ed eccole qua. Questo era l'omaggio. Io ovviamente ringrazio il sito. Sono soddisfatta di tutte le cosine che ho acquistato. Per quanto riguarda la spedizione, velocissima, perché io ho ordinato, il giorno dopo il pacchetto era già nelle mie mani con il corriere, quindi feedback stra positivo e sicuramente acquisterò da quest'azienda, da questo e-commerce di nuovo, specialmente per quanto riguarda i pacchi questi grandi da 100 grammi di Rocail che mi trovo stracomodi, cioè faccio scorta e poi quando vedo che mi sono rimasti 20-30 grammi, vi faccio di nuovo scorta di questo colore perché è il mio preferito. Ovviamente c'è anche quello della Toco che anche adoro ed è appunto il Permanent Finish Galvanized Starlight, che è un altro mio colorazione preferita di oro, che è leggermente un po' più chiara, ma di un pelino, proprio unità di misura un pelino. Niente ragazze, grazie per aver visto questo video. Scusate le tante interruzioni. Spero di poter ritornare ovviamente a registrare dei tutorial. Adesso vi dico la sincera verità, non avrei proprio le forze per registrare un tutorial, perché lo sentite anche dalla mia voce, sono molto molto affaticata, anche se sto seduta sembra che ho il fiatone di una che sale le scale un terzo un quarto piano. Quindi spero di riprendermi presto in modo da ritornare con tanti progettini e tanti video e tanti contenuti interessanti. Io vi auguro una buona giornata e un bacio grande. A presto con nuovi video. Ciao.